Allora, finalmente è l'Hip Hop Connection Arena, un evento internazionale di breakdance e di hip hop che ormai ha 20 anni, riparte dopo un anno di pausa dovuto al Covid. E ovviamente un po' c'è un'edizione molto speciale perché abbiamo veramente avuto la sensazione che forse non saremmo mai più riusciti a ripartire. Confesso che la chiamata dall'assessorato al turismo di Pesaro per dire oh ci siete, si riparte, devo dire che ci ha dato un bello stimolo. In più è un evento comunque di breakdance e di hip hop che ha 20 anni, una gara, diciamo la gara più longeva di questo genere in Italia. L'Hip Hop Connection quest'anno sarà una edizione limitata, infatti si chiama Hip Hop Connection Arena Limited Edition, abbiamo dovuto cambiare delle categorie appunto per rispettare tutti i decreti, diciamo, di sicurezza. Si svolgerà al Centro Basket Giovane, Viale Trieste, 244, e il sabato 24 e la domenica 25. Ci saranno le selezioni dalle ore 15, ma diciamo che per il pubblico, per gli spettatori, vi consigliamo sempre di arrivare per le finali che inizieranno dalle 8. E sarà sicuramente un momento molto emozionante per tutti i street dancer d'Italia, di hip hop e di breakdance. Dopo un anno e quasi, diciamo, quasi due anni di pausa, per noi sarà un momento proprio di gioia, di ritrovo veramente molto importante. Ringrazio Cristelle e Laura, presidente e vicepresidente di Hip Hop Connection, che hanno avuto la forza e la costanza di mantenere questo evento, un evento importante per la nostra città, un evento che abbiamo a Pesaro da circa 20 anni. E l'hip hop e tutto quello che è la break dance, tutto quello che è la danza da strada, tutto quello che ci dà gioia, entusiasmo e voglia di continuare. Purtroppo lo sport, nello specifico le palestre, le scuole di danza, sono state fortemente segnate dalla pandemia. Ricordo che da ottobre a maggio sono state fra le attività più penalizzate perché hanno potuto riaprire solamente a maggio, quindi hanno potuto tenere solamente corsi online, solamente pochi sono stati quelli che hanno potuto continuare l'attività sportiva. Quindi un grazie di cuore a loro e un grazie anche a tutti i ballerini, gli artisti professionisti che hanno deciso comunque di venire a fare questo evento. Quest'anno purtroppo non avremo gli atleti che arrivano da tutte le parti del mondo, ma sarà un evento limitato, una limited edition che sarà al Basket Giovane di Pesaro, quindi verrà cambiata anche la location e sarà un'edizione anche limitata nel numero di pubblico, ma non nella voglia di esprimersi, nella voglia di mantenere nella città quello che è un evento famoso in tutto il mondo.